A qualcuno potrà forse non piacere, ma Lucia Calamaro conferma, a mio avviso, di essere una scrittrice di statura superiore. E dico scrittrice in senso lato perché mi sembra che il talento rivelato dai suoi testi vada oltre l'immediatezza della recitazione alla quale sono finalizzati. Che vada oltre quella naturalezza del parlato quotidiano, nella cui riproduzione lei d'altronde è maestra, per approdare a uno stile inconfondibile. Né La vita ferma, Sguardi sul dolore del ricordo, il suo nuovo spettacolo presentato in forma di studio al recente festival In Equilibrio di Castiglioncello. La Calamaro torna alle radici di quella che era la sua ispirazione originaria, torna a quell'analisi del dolore allo stato puro, un dolore senza nome e senza confini che era alla base dei suoi primi testi, il dolore del lutto, del vuoto incolmabile, lasciato dalla perdita di una persona amata. Ma La vita ferma non è uno spettacolo sulla morte, è uno spettacolo sul ricordo dei morti, su ciò che resta di loro, sulla dissoluzione più o meno lenta della loro immagine dalle nostre vite. All'inizio vediamo in scena due personaggi, marito e moglie, impegnati nei loro soliti bisticci coniugali. Però lui è vivo e lei è morta. Lei vorrebbe essere ricordata fedelmente per ciò che era, vorrebbe che si conservassero i suoi oggetti, i suoi abiti. Lui, più fatalista, sa che per andare avanti dovrà prima o poi rassegnarsi all'ineluttabilità dell'accaduto. Con una intuizione illuminante, l'autrice ci mostra questi due personaggi, come se, l'enormità della tragedia che si è abbattuta su di loro, li avesse toccati appena, come se li avesse investiti solo trasversalmente. Paradossalmente, per trovare lo strazio vero e profondo, dobbiamo cercarlo in un'altra figura, dobbiamo cercarlo nella figlia, che mentre i genitori discutono si stende a terra e assume la posa di un cadavere, si identifica anche fisicamente nella madre morta, così come in Tumore, lo spettacolo che aveva fatto conoscere la Calamaro, la figlia morente non appariva mai in scena, ma veniva soltanto evocata dalla madre angosciata che a un certo punto arrivava addirittura a incarnarla indossando un suo patetico vestitino. Sono anche da sottolineare le belle prove dei tre interpreti, Simona Senzacqua, Riccardo Goretti, che fatica forse un po' di più, e soprattutto la brava Alice Redini.